Buonasera, benvenuti dalla redazione sportiva del TG6. Questa è Punto Sport, come ogni sabato qui dalle 18 in rigorosa diretta fino a ridosso del telegiornale delle 19, quasi un'ora per raccontarvi ciò che è stato e ciò che sarà nella domenica dello sport. Cominciamo parlando con ciò che è stato e oggi, come di consueto, parliamo di Serie B in apertura ed è un bel parlare perché il Lanciano continua a stupire. Il Lanciano ha infatti violato il Silvio Piola di Vercelli per 2-1 e dunque colpo in trasferta pesantissimo per i frentani che adesso salgono in classifica. Tra un po' la vedremo la classifica. Questi intanto i risultati maturati nel pomeriggio con Ascoli-Empoli 1-2, poi Bari batte Juve Stabia 2-0, doppietta di Tallo. Brescia-Novara 1-1, Seferovic per il vantaggio dei piemontesi ospiti, il pareggio alla mezz'ora sempre della prima frazione di gioco del bresciano Scaglia. A sorpresa, però seguiamo l'ordine che vediamo in grafica. Crotone-Cesena è uno dei posticipi. A Grosseto vince il Verona 2-0 con un rigore di Ferrari e con un gol di Cacciatore, tutto nel primo tempo a ridosso, anzi con, tra il 25esimo e il 30esimo. Livorno-Regina si gioca alle 18, poi Modena-Cittadella 3-3 con i gol di Ardemagni per il Modena che raddoppia con Mazzarani, poi sul 2-0 il Cittadella rialza la testa, Gasparetto e Di Nardo per il 2-2, poi Pagano, nuovo vantaggio Modena a 10 minuti dal termine, poi arriva il pareggio di Sosa, Modena, Cittadella 3-3. Padova che perde in casa, era questo il risultato a sorpresa che avevo annunciato in precedenza, vince il Vicenza 1-0 con un gol di Castiglia. Non avevamo dato i gol di Ascoli-Empoli, recuperiamo subito. Zazza per l'Ascoli, in precedenza però aveva colpito l'Empoli con una doppietta del solito Maccarone. Poi Provercelli 1, Lanciano 2, Lanciano in gol con Di Cecco, il pareggio dei piemontesi con Grossi, poi Falcone appena entrato per il 2-1 della Virtus. Varese che perde in casa 4-3 con il Sassuolo, non abbiamo i marcatori ma li recuperiamo a breve. 0-0 tra Ternana e Spezia. Questi i risultati che così determinano una classifica che vede in vetta sempre il Sassuolo che dunque si rialza dopo il risultato, insomma la sconfitta con il Grosseto dell'ultimo turno che era stato sicuramente molto sorprendente. Sassuolo 67-67, Livorno 58 ma deve ancora giocare, si fa sotto il Verona che non molla, 56 punti. Poi vedete scendendo l'Empoli che sale a 49 punti, davvero molto positivo il campionato dell'Empoli dei giovani. Varese 46 punti, Padova 42, fuori dalla zona playoff il Brescia 41 punti, la Juve Stabia con 39, il Modena con 38 e poi attenzione 37 punti per Cittadella e Virtus Lanciano. Da oggi per la prima volta in campionato la Virtus passa nella colonna di sinistra della classifica
e addirittura i playoff sono lì a 5 lunghezze appena, ma è bene non montarsi la testa. Ascoli 36 punti con il Novara, 35 la Ternana, 34 Cesena Spezia, 33 il Crotone, 32 il Bari con la Regina, 31 il Vicenza, 22 il Provercelli, 19 il Grosseto. Queste ultime due sono praticamente con un piede in Lega Pro. Questi i risultati, eravamo in difetto dei gol del Sassuolo a Varese, vediamo un po'. Quindi vince in 10 il Sassuolo, leggiamo la cronaca, con vabbè, i gol non li abbiamo recuperati, ah no, eccoli, li abbiamo recuperati con Ebagua per il Varese che ne firma due, vabbè, non è con, lasciamo perdere i marcatori e me ne scuso per questo Varese-Sassuolo 3-4, ma restiamo ai fatti di casa nostra, andiamo immediatamente al Silvio Piola di Vercelli per vedere come è maturata la vittoria dei frentani. Le immagini sono appena arrivate dalla Infront, il media partner della Lega di Serie B ma anche della Lega di Serie A. Vedete proprio la foto di Piola allo stadio, c'erano 30 tifosi del Lanciano, è una salvezza che dunque si avvicina per i frentani. Tante le assenze, Vastola e Fofanà squalificati, infortunati a Menta, il febbricitante Turchi, allora Gautieri cambia un po' e inserisce D'Aversa a metà campo al posto di Minotti, inserisce Di Cecco nel tridente offensivo, in difesa non ce la fa Mammarella, scrosta, viene adattato sull'out di sinistra, dall'altra parte assenti Abate e Vinci, anche Erpen è fuori per squalifica. Primi minuti subito concitati, il Lanciano passa in vantaggio con Di Cecco, la pennellata e di Volpe, di Cecco, vedete la pennellata di Volpe, Di Cecco è bravissimo sul secondo palo ad insaccare, Lanciano avanti e Valentini è costretto ad arrendersi. Dall'altra parte la reazione della Provercelli con Eusepi che appoggia per Cristiano, fendente sparato out. Primo cambio nei locali con Greco che è toccato duro, non ce la fa, al suo posto entra Grossi e siamo arrivati al 23esimo quando proprio Grossi, decisivo, dal dischetto la butta dentro, rigore procurato per un fallo di Almici su Cristiano, spinta che abbiamo appena visto, il Leali intuisce l'angolo ma non ci arriva, 1-1 alla mezz'ora tra Provercelli e Lanciano, ma il Lanciano in contropiede, vedete, qui potrebbe già rimettersi avanti con il muso, ma il contropiede 2 contro 0 non si concretizza. Perché è bravo Valentini a chiudere lo specchio della porta. Dall'altra parte ancora una volta Grossi, ma Leali stavolta è attento e arriviamo al cambio del Lanciano che nella ripresa inserisce Falcone, entra Falcone al posto di un opaco Falcinelli. Dunque con le immagini siamo alla ripresa, prima occasione per Ragazzu che della Provercelli, avete visto con questa bellissima girata, ma è altrettanto bravo Leali a mettere in angolo, davvero tutto molto bello, rovesciata e parata di due giovani che sono davvero bravi, ma la difesa della Provercelli fa acqua un po' da tutte le parti, il Lanciano ne approfitta e infatti pallone che arriva a Falcone e il Lanciano trova la sfera del 2-1, vedete Falcone che si porta il pallone sul destro e poi con questa conclusione dall'angolo impossibile batte Valentini, 2-1 del Lanciano. Dall'altra parte vedete Eusepi
che ci prova dai 20 metri, conclusione probabilmente deviata dalle ali, sfera che timbra la traversa. Lanciano, lo possiamo dire, anche un po' fortunato, ma in questi casi la fortuna aiuta gli audaci. La Provercelli resta in 10 per l'espulsione che abbiamo appena annotato di Grossi. Eravamo al minuto 87, dunque mancavano 3 giri di lancette alla fine della gara. Fallaccio di Grossi su Volpe, dunque la Provercelli chiude in 10, ma ciò che più conta, il Lanciano chiude con una vittoria molto molto pesante, cancella così lo stop della settimana scorsa contro il Brescia. Sembrava ridimensionata la rincorsa dei Frentani e invece così non è stato. Da subito si riprende a correre. Rivediamo la classifica e poi lasciamo il campionato di Serie B. Rivediamo la classifica perché il dato di questa giornata è che la Virtus per la prima volta dall'inizio del campionato si posiziona sulla parte sinistra della classifica. Vedete, a 42 c'è la zona playoff, il Lanciano di punti ne ha 37, sono 5 le distanze, i punti da recuperare sul Padova e sono 5 i punti di vantaggio sui 32 di Bari e Regina, che al momento sono lì a delimitare la zona play-out. Dunque posizione davvero importante per il Lanciano, che nel prossimo turno affronterà l'Empoli, se non andiamo errati, in trasferta di nuovo. E dunque è festa per il popolo frentano. Vedete, sì, queste sono le gare della giornata numero 31 e non mi sbagliavo con il Lanciano che renderà visita all'Empoli, altra squadra lanciatissima che gioca un bel calcio. Ci sarà da divertirsi con l'Empoli che la posizione nei playoff l'ha quasi blindata, con un campionato davvero molto molto positivo, ben per il Lanciano. Dunque lasciamo il calcio di Serie B, passiamo a quello di Serie A. Oggi è una puntata di Punto Sport molto molto pregna di contenuti, perché ai soliti di calcio, calcio a 5, basket e pallavolo, aggiungiamo anche un'ampia parentesi dedicata al ciclismo, alla Tirrena Adriatico che è arrivata in Abruzzo, tappa ai prati di Tivo con la vittoria del keniano dal passaporto inglese Chris Froome. Dunque gara bellissima quella dei prati di Tivo e tra un po' ve la racconteremo anche con il parere dei protagonisti. La nostra troupe è di ritorno proprio dai prati di Tivo, ma continuiamo a parlare di calcio e adesso ci occupiamo della Serie A. Parliamo del Pescara, vediamo il quadro innanzitutto delle gare di giornata. Atalanta Pescara, Cagliari Sampdoria, Chievo Napoli, Genoa Milan si è già giocata con la vittoria per fortuna del Pescara del Milan, così il Genoa resta ancora a 5 punti di distanza. Inter Bologna, Juventus Catania, Lazio Fiorentina, Palermo Siena, Parma Torino, Udinese Roma, posticipi anticipi tutti segnalati nella nostra grafica. Andiamo con ordine. Prima conferenza stampa da allenatore del Pescara della vigilia per Christian Bucchi, che questa mattina ha parlato proprio con noi giornalisti poco prima della partenza per Bergamo, un attimo dopo aver chiuso la seduta di rifinitura. Christian Bucchi. Diciamo che ho trovato dei presidenti coraggiosi che mi hanno dato delle chance uniche. Sì, cambia perché ovviamente ero giovanissimo e avevo il sogno, insomma, di arrivare a giocare in Serie A, e si è realizzato veramente in breve tempo. Ora ovviamente sono più maturo come uomo, anche se come allenatore ovviamente sono giovanissimo. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno dato questa chance e voglio godermela con grandissimo entusiasmo, grandissima carica. È quello che ho detto ai ragazzi, io ho carica ed entusiasmo da vendere. Spero di essere contagioso, perché è normale che
c'era un clima un po' preoccupato, no? Un po' per i risultati, un po' perché è un periodo così. Però bisogna sempre essere positivi e guardare avanti. Ma io ovviamente parlo per quello che ho vissuto in questi giorni. Io ho trovato una squadra disponibilissima nei miei confronti, e vogliosa di riscatto, perché insomma è vero che voi siete bravissimi nel vostro mestiere, però è vero pure che in certi momenti la critica può essere anche un po' pesante, no? Specie per chi vive di emozioni, di sensazioni e convive con un ambiente che dà tantissimo e pretende anche tantissimo. Quindi io li ho visti molto tranquilli, vogliosi di reagire, di scolarsi di dosso tante negatività che magari hanno, perché è giusto che sia così. Insomma, sono ragazzi, anzi molti sono uomini, vogliosi di non finire qua la loro carriera. Ho valutato un attimo quali possono essere i punti di forza e i punti deboli degli avversari, e i calci piazzati, giustamente abbiamo secondo me delle qualità importanti da sfruttare, questo grazie, ripeto, alle qualità dei nostri giocatori, e in base all'avversario ho cercato di trovare le soluzioni per contrapporre una squadra ovviamente carica da un punto di vista di aggressività, di intensità, e allo stesso tempo intelligente a non farci, insomma, ecco, tutti all'arrembaggio o tutti chiusi dietro, un equilibrio che secondo me bisogna avere. Poi ci saranno i momenti in cui dovremo squilibrarci, no? Cioè, bisognerà in un verso o nell'altro fare delle scelte, sicuramente coraggiose, ma il coraggio penso che sia dentro questi ragazzi, e ripeto, io ho visto una grandissima voglia. E quando vedi voglia da parte dei giocatori, specie molti con un curriculum così, è per me un ottimo punto di partenza. Dunque, la prima conferenza stampa della vigilia per Christian Buchi, che domani allo stadio di Bergamo farà il suo esordio da allenatore in prima squadra, direttamente in Serie A, insomma fortune che capitano a pochi. Giovanissimo Christian Buchi, il tecnico più giovane dell'intera Serie A con i suoi 35 anni, catapultato dalla squadra primavera direttamente alla Serie A. C'è una tradizione assolutamente negativa per il Pescara a Bergamo. In questi 40 secondi, forse anche meno, abbiamo un po' racchiuso tutte le statistiche di questa gara. Avete dunque visto le statistiche principali di questa partita, che ripeto si gioca alle 12:30, era scritto anche nella grafica. Andiamo a vedere allora quale potrebbe essere la formazione che Buchi manderà in campo a Bergamo. Si torna al 4-3-3. Proviamo ad ipotizzare questa, si torna a 4-3 per volontà del tecnico, ma per volontà un po' di tutti, perché l'ambiente vuole assolutamente un gioco quantomeno propositivo della serie. Si può perdere, come sta capitando in questa stagione sovente, però quantomeno con giocandosela quello che finora invece il Pescara non è riuscito a fare, forse anche per paura. E allora il Pescara che si schiera con Pellizzoli in porta, nuovamente preferito a Perin. Peraltro su Perin ci sarebbe l'interessamento nelle ultime ore anche dell'Arsenal, club inglese molto molto blasonato. In difesa esordio con la maglia del Pescara per Per Kroldrup,
che è arrivato da 2 settimane, si è allenato, anzi quasi 3, si è allenato, ha dimostrato di aver recuperato dall'infortunio. Allora maglia da titolare per Kloldrup, che non gioca una gara ufficiale praticamente da 2 anni, era il maggio del 2011 con Kloldrup, ultima gara con la maglia della Fiorentina. Zanon sulla corsia di destra, Kloldrup allora giocherà da centrodestra, Čosić centrosinistra e Bocchetti sulla corsia proprio di sinistra. A centrocampo D'Agostino rientra, dovrebbe farcela, anzi ce la fa sicuramente, giocherà da playmaker, le due mezzali Blasi e Cascione. In attacco un po' di rivoluzione con Ante Vukušić, che torna in campo dopo parecchie settimane, e a completare il tridente Weiss, che non può mancare visto il tipo di giocatore che è, riesce sempre a creare lo scompiglio nelle difese avversarie. E dal primo minuto, per la prima volta, anche Peppe Scully, che ha passato una settimana molto brutta dal punto di vista personale con l'arresto del padre, ma è motivatissimo, la condizione atletica è migliorata, dunque Scully maglia da titolare. Questa è la nostra ipotesi di formazione che Bucchi manderà in campo contro l'Atalanta. Atalanta che invece con l'Antuono schiererà con i canoni del 4-4-2, con Consigli tra i pali, in difesa Raimondi, Stendardo, Lucchini e una vecchia conoscenza del calcio abruzzese, quel Del Grosso, gemello che a Giulianova, nato e cresciuto a Giulianova e che adesso si è ritagliato, adesso già da qualche anno si è ritagliato un posto da titolare in Serie A, prima con il Siena, ora con l'Atalanta. Centrocampo i quattro, Giorgi da destra, poi Cigarini, Biondini e Bonaventura, che è andato a segno con una doppietta la settimana scorsa. In attacco Livaia, che piaceva anche al Pescara nel mercato di gennaio, e Deni. Vi dico anche che questa mattina nella seduta di rifinitura c'erano almeno 400-500 tifosi dell'Atalanta che hanno cantato e sostenuto la squadra un po' per tutta la seduta, e dunque rispetto alla formazione annunciata nei giorni scorsi c'è il recupero di Cigarini. Qualche dubbio resta, ma alla fine dovrebbe giocare Cigarini al centro della linea mediana. Questo per quanto riguarda Pescara-Atalanta. E allora chiudiamo anche il discorso relativo alla Serie A, scendiamo in Lega Pro, seconda divisione, girone B. Vediamo anche di questo campionato il programma. Si gioca la giornata numero 26, due le abruzzesi a viaggiare, una invece giocherà in casa con Ordine, Aprilia, Vigor Lamezia, Borgo Bugiano, Poggi Bonzi. Il Campobasso riceve la Salernitana, il Chieti all'Angelini, contro la Versa Normanna che è praticamente retrocessa in Serie D, manca poco, Foligno Gavorrano. Il Teramo è impegnato al Granillo di Reggio Calabria contro l'Interreggio, la seconda squadra del capoluogo di provincia calabrese. Martina Franca, L'Aquila si gioca alle 17, posticipata di 2 ore e mezza la gara del Tursi. Melfi Fondi, Pontedera, Arzanese. E allora andiamo a vedere il servizio che ci presenta un po' tutti i temi di giornata. Servizio confezionato per noi da Andrea Costantini. L'Aquila e Teramo, mentre ha portato i primi sprazzi di primavera ad un rinvigorito Chieti. E la giornata di domani sembra poter avallare questi segnali, coi neroverdi alle prese con un impegno sulla carta abbordabile, mentre le altre due cugine hanno trasferte difficili. A cominciare dall'Aquila, il cui tonfo interno col Campobasso ha lasciato un segno che la prossima trasferta deve cancellare, appena di perdere l'ultimo treno che porta al secondo posto. Al Tursi di Martina sarà impresa ardua, anche se l'11 di anni il meglio lo dà lontano dal Fattori, mentre i pugliesi
Chiesi paradossalmente hanno conquistato le ultime due vittorie in trasferta, Aversa e Fondi, mentre in casa i tre punti mancano dal 18 novembre. Con la cura Bitetto però il Martino è tornato a sognare i playoff e fiuta il colpaccio. Mancheranno Capitan Gambuzza, al suo posto fiorentino, Rana e Mangia Casale. Nell'Aquila l'incognita è legata alla presenza di Carcione, colpito da un lutto in settimana. Nel caso pronto Menicozzo, sicuro assente anche Mucciante, che sconterà l'ultima delle tre giornate di squalifica. In porta torna a Testa al posto dell'ex Leuci, in grosso in difesa, centrocampo con Iannini e Agnello a sostegno del classico trio d'attacco, fischio d'inizio posticipato alle 17. Il Chieti, con i successi di misura con Poggi, Bonzi e Gavorrano, è rientrato pienamente in zona playoff ed ora non vuole più uscirne. Il calendario propone un test pienamente alla portata all'Angelini contro la peggiore squadra del momento. L'Aversa nel ritorno ha sempre perso ed è penultima, virtualmente condannata alla retrocessione. Reduce in settimana dal quarto ribaltone in panchina, via Chiancone è tornato Sergio, e all'Angelini arriva senza quattro titolari: Peluso, Gesuele, De Martino e Manco, squalificati. Per lo stesso motivo nel Chieti fuori causa Mungo. De Patre confermerà la difesa di Gavorrano, Bigoni, Pepe, Gigli e Gandelli, e lancerà il 92 Rossi in avanti assieme ad Alessandro e De Sousa. In alternativa, dentro il recuperato Di Filippo in difesa e Rinaldi al posto di Rossi. Chieti con l'obbligo però di non sottovalutare l'impegno per non sprecare la ghiotta opportunità offerta dal calendario. Per il Teramo c'è invece la più lunga trasferta dell'anno, Reggio Calabria, che arriva in una fase molto delicata. I biancorossi sono usciti dalla zona playoff, soccombendo immeritatamente nello scontro diretto con l'Aprilia. Dopo Righini hanno perso Petrella per diverse settimane e dovranno per l'ennesima volta rinunciare anche a Bucchi, acciaccato. Per di più, se il Teramo viene da un punto nelle ultime quattro gare, l'Interreggio scoppia di salute, vince in casa e spaventa le grandi in trasferta, chiedere all'Aquila e Salernitana. Carbonaro l'uomo più pericoloso, Franceschini verso il recupero, fuori causa Crassa e Trentinella. Ma per non rinunciare ai playoff, obbligo risultato per il Teramo. Nonostante gli esperimenti, Cappellacci dovrebbe riproporre il 4-3 con Di Paolo Antonio mezzala, Ambrosini, Olcese e Foglia davanti. Gli arbitri: Martina all'Aquila, Pierro Di Nola, Chieti Aversa, Rasia di Bassano del Grappa, Interreggio Teramo a Todaro di Palermo. Questo dunque il quadro di questa giornata in Lega Pro. Il Teramo, per il Teramo, trasferta a Reggio Calabria che è iniziata già nella giornata di ieri, venerdì, trasferta lunga. E allora se la sono presa con comodo quelli del Teramo, nel senso che la prima parte del viaggio fino a Policoro in Basilicata è stata affrontata proprio ieri, poi pernottamento da stamattina seduta di rifinitura proprio in Basilicata, e seconda parte del viaggio fino a Reggio Calabria domani, fischio d'inizio ore 14:30. E proprio dal ritiro di Policoro ascoltiamo il tecnico del Teramo, Roberto Cappellacci, avvicinato sempre da Andrea Costantini telefonicamente. Ma sono buone le condizioni generali, perché noi veniamo da una settimana dove ci siamo allenati bene, anche se veniamo da un periodo dove non abbiamo raccolto molto, però comunque non c'è nulla da dire, o meglio non c'è tanto da dire, perché comunque la squadra cerca sempre di comportarsi al meglio, anche se a volte le cose riescono meglio, a volte peggio. Mancherà Andrea Bucchi, o il Cese sembra il favorito insomma per la sua sostituzione, è così? Sì, chiaramente così, perché insomma Olcese ha dimostrato ultimamente di essere un giocatore competitivo, e quindi non ho nessun dubbio nel sostituire Bucchi con Olcese. Per in settimana si è parlato anche di un possibile cambiamento di modulo, passando la difesa a 3. Allora sarà così oppure confermerai l'assetto classico della squadra? Ma non lo so se sarà così o se cambierò, perché queste poi sono cose nostre che decideremo domani. È vero che in settimana abbiamo provato delle soluzioni, ma questo l'abbiamo fatto anche in altre circostanze. È chiaro che magari si vengono evidenziate quando magari si perde qualche partita in più, quindi non è che ci siano grandi dubbi tra di noi. Questa è una squadra che, come ho già detto, non sta facendo male nonostante pochi punti racimolati, che quindi non ha bisogno di stravolgimenti. È chiaro che qualche idea nuova, visto che abbiamo qualche carenza, dobbiamo comunque averla pronta.
Mister, invece alcune parole per l'Interreggio. L'Interreggio è una squadra che sta facendo benissimo in questo campionato, no? Soprattutto in questa parte, quindi una partita comunque delicata, perché noi abbiamo bisogno comunque di mettere altri punti in cascina. Insomma, dovremo fare attenzione un po' a tutto, ma soprattutto dobbiamo fare attenzione a pensare che noi vogliamo comunque giocare per vincere, e quindi il nostro obiettivo deve essere questo. Lasciamo la Lega Pro, continuiamo però a parlare di calcio. Vi ricordo che tra un po' ci trasferiamo ai Prati di Tivo per ascoltare i protagonisti della tappa di oggi della Tirreno Adriatico, che è arrivata proprio nella nostra regione ai Prati di Tivo domani, proveniente da Narni. Domani tappa invece tutta abruzzese, si parte da Ortona, si arriva a Chieti dopo aver fatto un po' il giro di tutte le montagne della regione. Ma dicevamo, continuiamo a parlare di calcio, scendiamo in Serie D. Tra i dilettanti il quadro delle gare di giornata: la Miternina ospita la Jesina, la giornata è la numero 26, Città di Marino Termoli, Fidene Civitanovese, Isernia Maceratese, seconda consecutiva davanti al pubblico amico per l'Angolana che riceve la Strea, Recanatese Ancona, San Benedettese Celano, San Nicolò, Olimpia Agnonese, Vispesaro, San Cesareo. Vi ricordo che domani nel corso dell'Abruzzo del pallone dalle 19 fino alle 22 parleremo tanto anche di Serie D con i servizi filmati di tutte le compagini di casa nostra, in casa o in trasferta, poco cambia. Campionato di eccellenza. Queste le gare, la giornata è la 29, le vedete in grafica, con il Sulmona che rende visita al Montorio, gara per nulla semplice per la capolista, mentre il Giulianova che insegue gioca un derby inedito contro la Torrese. Servizio di presentazione anche di questi due campionati, stavolta la firma è di Jacopo Forcella. Il San Cesareo per conservare il margine, la San Benedettese per accorciare sulla capolista. Questo in estrema sintesi il riassunto della 26esima giornata di Serie D in vetta alla classifica. Per quanto riguarda le formazioni abruzzesi, solo il Celano, proprio con il rosso-blu di Palladini, ha l'impegno lontano da casa. Per i marsicani una possibilità, anche se non semplice, di rilanciarsi nella corsa alla permanenza. Le altre tre invece giocano in casa, partendo con quella più su in classifica. La Renato Curi Angolana, dopo 7 risultati utili consecutivi, al comunale cerca l'ottavo sigillo. Di fronte la Strea, che nel girone di ritorno comunque ha inanellato 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ha scoppito invece la Miternina, non vince addirittura dal 4 novembre, 4-1 all'Olimpia Agnonese. Da quel momento in avanti, l'11 di Vincenzino Angelone, le uniche vittorie, 3, le ha centrate tutte in trasferta con Ancona, Recanatese e San Nicolò. A proposito dei teramani, Cifaldi, dopo l'avvio più che buono, eravamo all'inizio del girone di ritorno, ora si trova di fronte i problemi che avevano afflitto chi lo ha preceduto sulla panchina biancoazzurra. L'impegno di Piano Daccio contro l'Agnonese e di quelli da dentro o fuori, anche se a 16 punti la rincorsa con sole 9 gare ancora da giocare, sembra davvero disperata. Per quanto riguarda le altre, la Maceratese va a lancia e lotta di Isernia per consolidare la terza piazza, sperando in uno scivolone di chi le sta davanti. Al Tubaldi di Recanati arriva l'Ancona, coi dorici come di consueto che procedono a corrente alternata. L'impegno sulla carta più semplice sembra quello del Termoli a Marino contro il Fanalino di Coda. La capolista San Cesareo invece va al Benelli di Pesaro e potrebbe avere qualche difficoltà. Chiude il programma la sfida tra Fidene e Civitanovese. In eccellenza invece il Sulmona, primo in graduatoria, se la dovrà vedere lontano dal Pallozzi col Montorio. Le api giallonere sono in piena corsa per i playoff e hanno bisogno di un risultato positivo per allontanare le minacce che arrivano da dietro. D'altro canto, gli ovidiani sono in un momento opaco che ha permesso al Giulianova di accorciare in classifica. A proposito dei giallorossi, Alfadini arriva alla Torrese, la distanza tra prima e seconda ora è di 7 punti, Grillo si augura che questa sia una giornata che lascia alla fine un gap anche minore. Il San Salvo, rivelazione del campionato, ospita il Civitella Roveto, sfida tutta in chiave spareggi promozione. Derby della provincia di Teramo al Vallese tra Alba Adriatica e Rosetana, in coda dopo gli ulteriori 3 punti di penalizzazione per la Sant'Egidiese, sfida delicatissima al Tino Primavera contro il Guardia Grele ultimo. Chiudono il programma Francavilla Altirocca e Capistrello Miglianico.
In eccellenza c'era un anticipo, si giocava a Casale Incontrada perché i locali del Casale saranno impegnati nella Coppa Italia di eccellenza, la fase finale, quarti di finale proprio in Sardegna nella giornata di mercoledì per la gara di andata, e allora oggi anticipo 3-2 il risultato di Casale Incontrada. Pineto, i gol di Bordoni al 34esimo, anzi al primo minuto di gioco, Bordoni, vabbè non riusciamo a farlo vedere in grafica ma poco cambia, Casale Incontrada batte Pineto 3-2, Bordoni al primo minuto, al 34esimo ancora il raddoppio del Casale con Miani su calcio di rigore, al 40esimo ancora Miani, pardon, per il Pineto, allora ricapitoliamo, Bordoni vantaggio Casale Incontrada, poi al 34esimo sul rigore, al 40esimo Miani per l'1-1, il 2-1 del Pineto, il pareggio del Casale Incontrada al 45esimo con Dorazio e poi un quarto d'ora dalla fine ancora rigore, stavolta per i locali del Casale, rigore trasformato da Di Camillo. Ricapitolo, Casale Incontrada Pineto 3-2, ce l'abbiamo fatta. In promozione, anticipi, girone A, Sant'Omero Mutignano 0-4, nel girone B Lauretum Moscufo 2-2 nel derby e poi Flacco Porto Vastese Calcio 0-5. Lasciamo il calcio e ci occupiamo di calcio a 5, vediamo la schermata nel campionato di A1, si è già giocata una gara che ci riguarda da vicino, quella dell'Acqua e Sapone di Città Sant'Angelo che ieri sera ha perso 5-4 in casa contro la Cogianco Genzano, grande sorpresa della Final Eight. Le altre abruzzesi invece sono scese in campo da un po', tra un po' andremo a vedere anche i risultati parziali maturati. Quindi non riusciamo a tenere la grafica, evidentemente abbiamo un problema sul computer, e allora andiamo a vedere il servizio che ci parla un po' del calcio a 5, del campionato di Serie A ma non solo. Archiviate le Final Eight di Coppa Italia, varie di emozioni per i team nostrani. Ieri si è aperta la 21esima giornata del massimo campionato di calcio a 5 con l'Acqua e Sapone Città Sant'Angelo sconfitta a domicilio 5-4 dalla Cogianco di Genzano e con i pareggi tra Luparense e Asti 3-3 e tra Rieti e Venezia 2-2. In chiave abruzzese oggi alle 18 sarà la volta di Montesilvano Napoli, Palaroma di Montesilvano e Verona Pescara. La DAF proverà a migliorare la propria classifica, attualmente gli uomini di Ricci occupano l'ultimo posto utile in ottica playoff scudetto. Contro il Napoli sarà tutt'altro che facile, ma i montesilvanesi si dicono fiduciosi visto che avranno a disposizione tutta la rosa con il rientro di Burato dalla squalifica. Al Pescara di Patriarca invece urgono punti per evitare di precipitare in zona playout, classifica alla mano, la trasferta di Verona non può davvero essere fallita, il Napoli insegue a 3 punti di distanza, ma un'eventuale vittoria in terra veneta insieme all'auspicato favore dei cugini della DAF potrebbero tirare fuori dalle secche la squadra del presidente Iannascoli. Scendiamo di una categoria in A2, confronto decisivo in ottica salvezza diretta per il Cuschieti che ospiterà il Pala Santa Filomena inizio ore 15 il Modugno. Si tratta di un confronto più che diretto, il quintetto del presidente allenatore Mario Di Marco ha però concrete chance di vittoria, potendo anche contare sul rientro del bomber Fabiano Di Muzio. Quanto alla Loreto, la Tubi SPA farà visita sempre alle 15 al Napoli Futsal Santa Maria, uno scontro al vertice, in palio il secondo posto. Donne per la capolista indiscussa Zeta Gold Women Chieti, domenica c'è la trasferta di Perugia, missione 3 punti anche per dimenticare i veleni post Final Eight di Coppa. Per il Montesilvano secondo della classe ci sarà l'impegno, di fatto un pro forma interno contro il Fannalino di Coda Sorrento, mentre il Città di Pescara andrà sul campo del Woman Napoli. Questo dunque per quanto riguarda il calcio a 5, adesso vi dico anche i parziali finora maturati dalle squadre abruzzesi, purtroppo non saremo in grado di darvi i finali, però Montesilvano sta vincendo 1-0 in casa contro Napoli, mentre Pescara sta impattando 1-1 a Verona. Prima della fine della trasmissione un ulteriore sguardo alla 1 di calcio a 5, adesso parliamo di basket, appassionati di ciclismo non muovetevi perché tra un po' le interviste ai protagonisti della Tirreno Adriatico, abbiamo Froome, il vincitore di tappa, Cataldo, Nibali, autore di uno scatto molto importante, insomma restate con noi. Adesso parliamo però di pallacanestro, la presentazione delle gare di giornata nel servizio che segue.
Momentaccio per la BLS Chieti. Il tonfo di giovedì al Pala Lombroni contro la modesta Perugia ha chiarito in maniera tangibile quanto sia forte la crisi in cui è finita la squadra di coach Sorgentone. Domani la BLS affronterà la prima delle due giornate di riposo in calendario e si spera che questa pausa possa aiutare il quintetto teatino a ritrovarsi e magari a riavere l'infortunato Gatti a disposizione, anche perché poi la BLS riprenderà sì in casa ma contro la capolista Torino schiaccia Sassi. E il calendario dice che Chieti chiuderà la stagione regolare con due trasferte inframmezzate dall'ultimo turno di riposo. Tradotto, uscire dalla zona playout sarà difficile e se non ce la farà la squadra dovrà cambiare mentalità per giocarsi una stagione intera in una serie playout. C'è necessità di recuperare forma, fiducia e autostima, quella che sembrano avere le due cugine di DNB, McEnergy Roseto e Amatori Pescara. Il piatto che la 24esima giornata propone è davvero succulento, incrociandosi le prime quattro della classe. L'Amatori renderà visita alla capolista nordbarese al Palacolombo di Ruvo di Puglia. È vero che nelle ultime trasferte la squadra di Trullo ha fatto male, ma dopo l'importante successo con Francavilla e senza alcuna reale pressione addosso, l'Amatori se la può giocare. Anche perché nordbarese, imbattuta fino a un mese fa, ha perso tre delle ultime cinque partite e non ha più le certezze di un tempo. Insomma, impresa non impossibile e che farebbe aumentare le chance di mantenere il quarto posto. Cerca conferme anche Roseto, che giocherà sul campo della terza forza, Trapani. Con una vittoria, il quintetto di Melillo blinderebbe il secondo posto e manterrebbe accese le flebili speranze di primato. In caso di sconfitta sarebbe importante salvaguardare il più 16 dell'andata. Al Paladespar la McEnergy si presenterà con i recuperati Caruso e Marcante. Trapani conta di avere l'ala Nelson Rizzitiello, in dubbio Tardito. In DNC tutte fuori casa le abruzzesi, sabato alle 21 Ascoli Giulianova, domenica alle 18 Trani Lanciano, mentre Vasto, a due punti della vetta, giocherà sul campo della Cenerentola a Salerno. Turno di riposo per il Cuschieti in A1 femminile, tuttavia la squadra di Beppe Caboni, in caso di sconfitte probabili di Pozzuoli a Taranto e di Cagliari a Schio, brinderebbe alla qualificazione ai playoff. Cambiamo disciplina, parliamo di pallavolo, si parlava di Brindisi nel servizio di Andrea Costantini. Beh, c'è una squadra abruzzese, l'Impavida di Ortona, che ha già, può già brindare perché con una giornata ancora da disputare, quella di domani, hanno già festeggiato gli ortonesi la qualificazione ai playoff. Allora domani ultimo di regular season davanti al pubblico amico per Ortona. Servizio. Con la salvezza, vero e proprio obiettivo di inizio stagione raggiunta da tempo, la Sieco Service Impavida Ortona nel campionato di A2 di volley può concentrarsi in via del tutto esclusiva sulla conquista dei playoff. Il successo interno centrato nell'ultima uscita contro i siciliani dell'Elettro Sud Brolo ha decisamente riacceso speranze ad alta classifica nel roster di coach Nunzio Lanci. La graduatoria sorride alle abruzzesi ora distanti appena due lunghezze dal tandem a quota 34 costituito da Tonazzo Padova e Caffè Aiello Corigliano Calabro. Ultime due postazioni utili in chiave spareggi promozione. Appena più sui lombardi del Vero Volley Monza, reduci dalla bella vittoria contro la Tripalda, il prossimo ostacolo proprio della Sieco Service Ortona, che tra le mura amiche, secondo turno interno consecutivo a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare, si gioca uno scontro quanto mai diretto per i playoff. Formazione temibilissima quella diretta da Del Federico, che può contare sull'esperienza di Cozzi e Tiberti. Ma l'Ortona ha gran voglia di vincere anche per riscattare il 3-0 patito nella gara d'andata e per riuscire nell'impresa ci vorrà altresì il consueto sostegno dei tifosi, l'entusiasmo necessario e tantissima concentrazione. E allora non resta che ribadire l'appuntamento per domenica 10 marzo ore 18 presso il Palasport di via Papa Giovanni 23esimo. Si gioca Sieco Service Ortona Vero Volley Monza. Lo spettacolo è assicurato. E allora lasciamo anche la pallavolo, complimenti all'Impavida, da neopromossa nel campionato di A2 centra la qualificazione ai playoff con una giornata di anticipo. E adesso parliamo di ciclismo per i tanti appassionati, è il momento di raccontarvi la Tirreno Adriatico oggi. La tappa, la numero 4 della corsa organizzata dalla RCS, arrivava in Abruzzo, si partiva da Narni, arrivo ai Prati di Tivo, ai 1450 metri di Prati di Tivo, dunque arrivo in salita, proprio nella regione nostra si deciderà questa gara con la tappa di oggi e quella di domani, che stravolgerà proprio ha già stravolto la classifica generale, che fino a ieri vedeva Cavendish con la maglia da leader. Questo è l'arrivo di oggi con Christopher Froome
keniano bianco dal passaporto inglese della Sky, del team Sky, che a un chilometro dall'arrivo si è involato solitario, ha staccato gli altri compagni di fuga. Tra questi c'era Alberto Contador, che ci aveva provato, ma c'era anche Vincenzo Nibali, che ha provato la gamba, sicuramente è in una buona condizione, ma poi fra un po' lo ascolteremo, dirà che gli obiettivi suoi sono di altro tipo, ma sta già bene. Dunque, vittoria per Froome ai Prati di Tivo. C'era tanta gente ad accogliere la carovana della RCS domani da Ortona a Chieti, ma andiamo ad ascoltare i protagonisti. Ascolteremo proprio Froome, Vincenzo Nibali, l'abruzzese Dario Cataldo. Non so bene l'ordine, ma poco importa. Peccato, perché magari ce la potevamo giocare noi senza fare rientrare Froome dietro, però è stato molto bravo anche Froome, partito nel momento giusto, l'ultimo chilometro l'abbiamo fatto a chi più ne aveva, normale. È una vittoria più di Froome o più di Sky che l'ha veramente portato all'arrivo? Ma Froome ha fatto una cosa molto buona, però il lavoro di Sky è stato altrettanto molto grande. Per quanto riguarda te, Vincenzo, bello spunto nel finale. Sì, è stato molto difficile perché ho faticato tanto negli ultimi 2 chilometri. Va bene così. Dario, grande lavoro del team Sky, vittoria di Chris Froome. Sì, un grande lavoro, abbiamo una squadra molto forte e non poteva andare meglio. Adesso domani arriverà ancora una tappa molto dura, speriamo di fare altrettanto anche domani. Senti, la prima delle due tappe abruzzesi, domani Passo Lanciano, che tappa ti aspetta? Una tappa altrettanto combattuta come quella di oggi e vedremo nel finale, un finale molto tecnico. Quindi. Percentuale di Dario Cataldo? Come, scusa? Percentuale, come sei in forma? Ma adesso diciamo un buon 80%, quindi si può ancora crescere un altro po' e al giro sicuramente si potrà fare meglio. Chris, grande lavoro per il team Sky, una vittoria importante quella di oggi, preditivo per te. Sì, un vittoria propriamente per la squadra oggi. Loro hanno fatto un lavoro incredibile e per me era... Sono stato nel posizione ottimo per vincere la tappa. Senti, ci racconti l'ultima salita, com'è stata questa ultima salita? Sì, dura, è dura, faceva un po' freddo qua su, non era facile quando ho scattato Contador, Nibali, tutti i grandi nomi, ma avevo fiducia nei miei compagni che hanno mi aiutato, mi tirato al fine, all'ultimo chilometro. Froome ha vinto la tappa di oggi da Narni a Prati di Tivo, keniano bianco, insomma già è particolare da sé questa cosa, di passaporto inglese, parla benissimo anche l'italiano, ce ne complimentiamo con il corridore del team Sky, grande protagonista il team Sky della corsa di oggi, hanno tirato praticamente a lungo, soprattutto nella salita che portava ai Prati di Tivo e dunque vittoria per Froome. Avete ascoltato anche Cataldo, che era il secondo degli intervistati, Dario Cataldo, l'abruzzese, che ci riproverà sicuramente nella sua terra. Invece il primo era Vincenzo Nibali, che è arrivato proprio dietro a Froome. Ad un certo punto era andato via proprio Nibali insieme a Contador, ad un altro italiano, adesso non ricordo bene il nome, credo Sant'Ambrogio, chiedeva collaborazione agli stessi, non è arrivata la collaborazione, il team Sky si è rifatto sotto e ha portato Froome al successo. Andiamo, vi dico soltanto che domani, siamo proprio in chiusura, seguiremo ancora una volta Tirreno Adriatico, lo faremo anche nella giornata di martedì, settima tappa, l'ultima, il circuito di San Benedetto del Tronto, che da sempre è la classica, il classico epilogo della gara. Beh, dicevamo, domani si parte da Ortona,
si arriva a Chieti ed è insomma una, la tappa vera e propria da scalare Roccaraso, poi la forchetta di Palena, poi si riscende verso Popoli, Bussi e di lì verso Bivio di Letto Manoppello, si sale a Passo Lanciano, altro Gran Premio della Montagna, si ridiscende di nuovo direzione Chieti e poi si salirà proprio nella città teatina alla parte alta, l'arrivo dopo un paio di strappi proprio nella parte alta della città anche al 13-14%, dunque si potrebbe decidere proprio negli ultimi chilometri, si arriverà, dicevo, su Corso Marrucino, quindi nel cuore di Chieti. È proprio tutto, l'invito è per la giornata di domani a seguirci dalle 14.15 con Jacopo Forcella e Francesca Romana Testi in studio per tutte le gare e poi dalle 19 alle 22 l'Abruzzo del pallone. Buon sabato sera a tutti voi, arrivederci.